Gentili telespettatori, rieccoci all'appuntamento quotidiano con TG Bergamo Primo Piano. Questa sera parliamo di un importante evento sportivo organizzato dal gruppo Alpini di Ornica e lo facciamo in compagnia del capogruppo Luciano Quarteroni. Buonasera Luciano. Buonasera. E insieme anche a un testimonial d'eccezione, l'atleta Davide Milesi. Buonasera Davide. Allora, domenica 24 febbraio si svolgerà la prima edizione della Ciaspolada Alpina. Qual è il programma? Il programma è che si parte dalle 9 del mattino, c'è la gara. Prima ci sarà anche una navetta che porta su anche la Cassiglia che porta Ornica, perché abbiamo problemi di posto, parcheggi praticamente. Poi le iscrizioni verranno fatte lì sul posto, e poi ci saranno tutti i percorsi che domani andremo a mettere giù i paletti, tutto, dobbiamo, la neve comunque c'è abbastanza per fare tutta questa bella gara qua. E dove si svolgerà la prova? Ornica, sempre sopra Ornica, che va alla Val d'Inferno, poi giù, un po' sentieri, un po' strada, così. Sono molto orgoglioso di questa prima Ciaspolata. Ciaspolata è anche per Milesi Davide, che mi ha dato un sostegno molto elevato, anche mio figlio Hans, che è stato lì proprio, che ha spinto proprio tutta questa gara qua, e sono molto contento di essere proprio la prima Ciaspolata Alpina di Ornica. Come nasce l'idea di creare questo evento? Ma ne abbiamo parlato io e mio figlio su Ornica, poi mio figlio ha chiesto a Davide, lui è stato Davide che poi ha proprio messo il coraggio di far partire proprio questa Ciaspolata. E questo qua, però io in principio mi sentivo un po' non pronto di fare tutto questo, però il sostegno di Davide è stato proprio un Fondamentale. A fondamentale, chi si rivolge la gara? esatto. Si rivolge alle famiglie e anche agli atleti, perché c'è competitiva e non competitiva. A tutti, anche bambini, tutte le famiglie così. Io spero che ci sia tanta gente. Allora lanciamo un appello a partecipare numerosi a questo evento. Partecipate, molto numerosi, perché è una bella gara questa qua. C'è anche il paese di Ornica, per quelli che non l'hanno mai visto, è da scoprire qualcosa. Luciano, poi dal volantino leggo anche che ci saranno ricchi premi. Ma i ricchi premi verranno valutati, perché premieremo magari l'alpino più anziano, il bambino più giovane, magari daremo anche i premi alla donna che arriva prima, perché è molto faticoso, anche lì dobbiamo premiare qualcosa anche le donne, però. Ecco, Giustamente. speriamo che riuscire a contentare un po', almeno un po' Ve lo i primi, auguro. poi. Davide, sei un testimonial d'eccezione. Ricordiamo che tu sei stato olimpionico di maratona d'Atlanta e pluricampione italiano di corsa in montagna. Una grandissima carriera. Ma sì, diciamo che adesso sono un po' al finire di questa carriera, mi sono dedicato un po' a tanti sport e per ultimo, diciamo, questo nuovo sport emergente che ho avuto anche la fortuna di portare e di presentare alle ultime Olimpiadi invernali, quelle di Vancouver. Quando Hans mi ha proposto così di lanciare questa manifestazione, proprio di inserire una gara competitiva, prima dell'evento clou che sarà la domenica poi successiva, il trofeo Nicola Jeschka, questa gara con le Ciaspole, ho accolto con entusiasmo questa iniziativa, anche sulla spinta di quello che si vede in giro, cioè uno sport emergente dove ci sono sempre più partecipanti. Abbiamo dei posti in valli bellissimi e questo sicuramente è un'occasione in più per far vedere i posti belli che abbiamo, e nel contempo di iniziare a organizzare proprio un evento come una gara. Ecco. È per questo che hai accettato quindi Di l'invito di Luciano? sì, certo, certamente, anche perché l'esperienza che ho così accumulato in questi anni, se posso metterla a disposizione sia per gli amici sia per la promozione dell'Alta Valle, mi rende orgoglioso. Orgoglioso e ti dicevo poco fa che hai avuto anche l'onore di rappresentare l'Italia alle Olimpiadi invernali di Vancouver. Cosa hai provato a portare il tricolore sulle tue spalle?
Ma innanzitutto diciamo che Vancouver è stata proprio una ciliegina sulla torta, nel senso che io avevo già fatto le Olimpiadi estive ad Atlanta nel 96, partecipando alla maratona, che è un po' la specialità regina delle Olimpiadi. E il fatto di poter rappresentare di nuovo il mio paese a un'Olimpiade diversa, che erano quelle invernali, è stata una cosa che non mi aspettavo e per cui mi ha reso doppiamente felice. Poi diciamo che il fatto di rappresentare un nuovo sport emergente, come sport dimostrativo, una specialità nuova, non c'era l'assillo del risultato, per cui ho potuto godermi più profondamente, gustarmi di più proprio l'evento Olimpiadi, e comunque quando sei all'estero, che partecipi a queste manifestazioni, il fatto di rappresentare comunque il tuo paese è sempre una cosa che ti dà soddisfazione e che comunque ti riempie sia di responsabilità ma anche di orgoglio, insomma. Davide, invece qual è il ricordo più bello? Ma è difficile veramente in tutte le specialità che ho fatto e in tanti anni di attività proprio prendere, perché sono talmente tanti i ricordi e talmente tante le soddisfazioni. Più bel ricordo, diciamo che adesso mi dà soddisfazione quando posso e riesco a trasmettere questo mio entusiasmo che ancora ho, quando mi chiamano a parlare nelle scuole, ai giovani o come in queste occasioni a rappresentare un po' la mia valle, il mio territorio e così. Queste sono soddisfazioni che derivano dalla carriera che ho fatto e così. Ricordi sono bellissimi, in tutte le specialità ne ho tantissimi. Davide, poco fa mi hai anche detto che stamattina hai concluso il tuo allenamento nel tuo paese d'origine, Roncobello. Un legame profondo con la terra, mi dicevi. Ma sicuramente io adesso è tanti anni che abito a Piazza Brembana e saluto tutti i miei concittadini e compaesani di piazza, mi trovo benissimo, la mia famiglia è lì. Però ovviamente le mie origini, il mio cuore rimane al mio paese d'origine che è Roncobello. Io appena posso mi piace scorrazzare sui sentieri del mio paese, stamattina ho sciato più di 2 ore in mezzo alla neve, sicuramente quando salgo, e io dico sempre anche a casa, vado nel mio paradiso quando salgo il mio paese, e per cui ovviamente c'è sempre quel qualcosa in più. Davide, ribadisco che sei un grandissimo campione. Per ultimo ti chiedo di trasmettere un messaggio ai tanti giovani che vorrebbero sfondare nel mondo dello sport, visto che sei un modello soprattutto etico e morale. Ma io dico sempre, le cose bisogna farle con passione ed entusiasmo. Quando c'è l'entusiasmo, ovviamente anche i sacrifici che si fanno, perché se uno poi vuole intraprendere anche la carriera di atleta, sa che per ottenere i risultati bisogna fare anche dei sacrifici. Ma sacrificio non è una parola cattiva, anzi è uno stile di vita che alla fine ti rende orgoglioso quando poi raggiungi i risultati che ti sei posto e che ti dà la spinta e la voglia di fare ancora di più. E quindi spero di trasmettere questo entusiasmo e questa voglia di, così, di non aver paura a buttarsi, che poi le soddisfazioni comunque arrivano sempre. E si legge appunto dai tuoi occhi questo grandissimo entusiasmo. Grazie per essere stato qui questa sera da me Grazie a ospite, voi. per me è stato veramente un onore. E grazie anche a Luciano e rinnoviamo ai Prego. gentili telespettatori di Video Bergamo l'invito a partecipare ai numerosi all'evento che si terrà ad Ornica domenica 24 febbraio. Io vi ringrazio anche per l'attenzione e vi auguro anche un buon proseguimento di serata. Bravo Luciano, vedi che è andato bene.